Ciao ragazzi, oggi vi mostro la mia nuova sega a telaio chiudibile, è una Boreal 21 della ditta canadese Agawa. È un prodotto che gira ormai da un po' di tempo e che gode di un'ottima reputazione. Qualche anno fa, quando è uscita, è stata definita addirittura la miglior sega a telaio chiudibile sul mercato e questo è il motivo per cui l'ho presa, perché sapevo di andare sul sicuro. La sto usando da qualche settimana, sicuramente l'avete vista all'opera in diversi dei miei video. Oggi ve la mostro un po' più da vicino e vi racconto la mia esperienza d'uso nell'ultimo mese, sperando di accontentare tutti quelli che mi hanno fatto domande su questa Agawa Boreal 21. Prima di andare avanti, ragazzi, vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate il link del mio nuovo canale. Perché dovete andare ad iscrivervi ora, ma proprio in questo istante? Sia perché è un canale nuovo, appena nato, e quindi ho bisogno di tutto il vostro sostegno, sia perché sto lavorando per creare e caricare contenuti di altissima qualità che sono sicuro vi piaceranno tantissimo. Il tema è ovviamente sempre quello dell'outdoor, però narrato in maniera leggermente diversa. Bene, Boreal 21 si tratta di una sega a telaio chiudibile con lama da 53 cm. Il bello di un prodotto simile è che avete la solidità e la potenza di una sega a telaio, con pesi, ma soprattutto con ingombri ridotti rispetto ad una sega tradizionale. Perché questa qui pesa 500 grammi e una volta chiusa diventa semplicemente un bastone lungo 53 cm che potete facilmente infilare nello zaino o in una delle tasche laterali, tenendola ferma magari con le cinghie per il controllo del carico. Il telaio è in alluminio anodizzato, mentre il manico è realizzato in un materiale plastico bello potente. Sul sito ufficiale riporta nylon rinforzato con fibra di vetro. Una volta montata, ragazzi, è veramente un qualcosa di solido. È come avere tra le mani un telaio formato da un unico pezzo. La cosa che mi piace di più è che è veramente semplice e veloce da montare. È tutto collegato, non ci sono parti che si staccano e che potrebbero andare perse. La chiusura è bella dura. Adesso tappatevi le orecchie perché fa un botto allucinante. Una volta entrata in tensione non si muove più, è veramente bella solida. Sulle doti di taglio, ragazzi, c'è poco da dire. Se ci mettete una lama buona taglia bene, se ci mettete una lama scrausa taglia un po' meno bene. Nella mia c'era già inclusa una lama multiruolo con la dentatura fatta in questo modo, che va bene anche per legna verde, altrimenti potete montarci una lama specifica per legno secco. Se proprio devo trovare un difetto a questa sega è il sistema di bloccaggio dei perni, ovvero questi fermi metallici qui, un po' ostinati devo dire. In pratica vanno ad incastro, bisogna spingerli fuori e a mani nude non si riesce, bisogna fare leva con un qualche tipo di attrezzo e a volte partono come proiettili e col rischio che vadano persi perché sono veramente minuscoli. Ad ogni modo non è assolutamente un problema, perché il cambio della lama non è un'operazione che si fa di continuo e non è un'operazione che va fatta necessariamente sul campo. Quando so che è arrivata me la cambio a casa in tutta tranquillità prima di uscire. È un bell'attrezzo, una di quelle cose che compri una volta e ti rimane per sempre. Io l'ho acquistata qui in Danimarca su Bushcraft Butikken. Vi lascio il link in descrizione. L'ho pagata 599 corone danesi, che sono all'incirca 80 euro. Ora so che mi farete la fatidica domanda: prendo questa o prendo il classico seghetto chiudibile? La risposta è: dipende da cosa dovete fare. Se dovete tagliare due tronchetti per fare un fuocherello al volo, per cucinarvi qualcosa, va benissimo il seghetto, anche quello del ferramenta. Se invece dovete tagliare tanta legna, legna di grosse dimensioni che poi andrete a spaccare perché vi serve un fuoco importante, non solo per cucinare ma anche per scaldarvi, ecco, allora la sega a telaio vi semplifica la vita notevolmente. Fermo restando che col seghetto Fiskars lo scorso inverno ci ho tagliato tronchi da 15 centimetri. All'occorrenza fa miracoli, ma non potete chiedergli di farli in maniera sistematica questi miracoli, perché lavorate male, rischiate di farvi male e rischiate di romperlo. Infatti il mio è tutto storto. Ragazzi, spero di aver soddisfatto la vostra curiosità. Se avete altre domande sulla Boreal 21, scrivetemele qui sotto in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video.